volevo dire, diciamo, perché mi ha colpito in maniera particolare, che diciamo, la foto con Obama è certamente stata interessante e unica come, come esperienza, ma ci sono questi due incontri che ho avuto con questa persona, il segretario, il ministro dell'energia, delle risorse energetiche degli Stati Uniti, Steve Chu. Questo è il sottosegretario per la Science and Technology, Scienza e Tecnologia della Casa Bianca. Questi sono due premi Nobel, cioè sono persone che comunque nel campo della scienza e della tecnologia hanno comunque avuto riconoscimenti, hanno raggiunto un livello di conoscenze e di esperienze notevoli e sono adesso advisor, sono consiglieri del presidente, quindi il presidente si, diciamo, circonda di persone che comunque hanno queste capacità e queste conoscenze direttamente. La cosa che voglio dire interessante dal punto di vista di questo premio è che, come forse ho già detto in precedenza, è un premio che viene dato in un certo senso all'inizio della carriera. Io non sono giovanissimo, però comunque dal punto di vista di carriera universitaria sono all'inizio, sono appena diventato professore ordinario, e viene dato senza un piano di lavoro.